Amen. Gloria a Dio, restate ancora un attimo in piedi, mentre la corale prende posto, noi andremo alla nostra riflessione. Non vi terrò molto stasera, il messaggio è breve, però credo che sia incisivo. Chi vuole vedere il Signore, fratelli? Gloria a Dio. Oggi siamo, come dire, a un passo da quella che è il ritorno del Signore, da ciò che la parola di Dio ci descrive. Gloria a Dio. E ringrazio il Signore per come Egli ci ha sempre ammaestrati e ci ha portati al punto di avere questo minimo intendimento. Alleluia. Egli stesso ce lo ha detto: quando vedrete il tramutare delle stagioni, quando vedrete i segni nel cielo, quello sarà il momento. Alleluia. Gloria a Dio. Stasera però dobbiamo chiarire un aspetto importante. Un aspetto importante e fondamentale nella vita di ciascuno di noi. Il tema di questo messaggio l'ho voluto chiamare uomo, donna o bambino, e non è una polemica, non è, come dire, un affronto nei confronti di nessuno, né è un'espressione maschilista, come si potrebbe magari sembrare, che magari uno preferisce l'uomo alla donna o privilegia i bambini anziché no, assolutamente no. Vogliamo però stasera capire a quale categoria di persone apparteniamo e a quale categoria di persone dovremmo appartenere nel Signore. Amen. Leggeremo un solo verso dalla parola del Signore, contenuta in Matteo capitolo 4, versetto 19. Dopodiché apriremo il microfono centrale per la gloria di Dio. Amen. Che il Signore Gesù sia lodato e benedetto in eterno. Matteo capitolo 4, versetto 19. Mentre il popolo prende il testo biblico, chiedo a tutti coloro che ci seguono via streaming di aprire il loro cuore, alleluia, e di aspettare il messaggio, di aspettare la parola che arrivi al loro cuore, alla loro anima, alleluia, gloria al Signore. Così dice il verso che stiamo leggendo: venite dietro me ed io vi farò pescatori di uomini. Amen. Gloria a Dio. Fin qui la lettura della parola di Dio, potete accomodarvi, alleluia. Il testo che abbiamo letto è un testo molto semplice, è un testo molto conosciuto, è un testo sul quale tanti hanno provato a speculare e a riflettere, ed è un testo sul quale noi stessi in questi anni di servizio al Signore abbiamo riflettuto, sul quale noi stessi abbiamo predicato, gloria al Signore. Ma sapete, ogni volta che la parola di Dio si apre c'è sempre un aspetto nuovo, un aspetto diverso che viene fuori, perché Egli è l'infinito, alleluia, e questo infinito non finisce mai, gloria a Dio, ha sempre qualcosa di nuovo e di suggestivo da poterci dare, da poterci attribuire. Amen. Gloria al Signore. Venite dietro me ed io vi farò pescatori di uomini. Mamma mia. Allora noi dobbiamo pensare che Gesù è un maschilista, perché Gesù non ha detto venite dietro me, vi farò pescare uomini, donne, bambini, no. Venite dietro me, io vi farò pescare uomini. Come se quasi potremmo dire solo gli uomini hanno diritto ad essere pescati, cioè a venire al Signore, mentre le altre categorie umane non lo hanno. Non è così, fratelli. Non è proprio così, fratelli. Il Signore, sebbene molti sono convinti ancora che ci sia una differenza tra uomini e donne a vantaggio dei primi sui secondi, il Signore ha creato ogni cosa uguale. L'ha creata allo stesso livello, alleluia. È solo un problema di compiti e di istituti che il Signore ha fatto. Non è che l'uno è più importante dell'altra o l'altra è più importante dell'uno. Sono due esseri umani diversi nella loro struttura che insieme si completano e divengono una sola carne. Amen. Gloria al Signore. Ma ritorniamo al nostro testo dopo questa introduzione. Possiamo dire tre cose che sorgono subito al nostro intendimento, alla nostra attenzione.
che in questo verso chiaramente si dice che uno, noi dobbiamo seguire il maestro, venite dietro a me. Quante persone oggi vorrebbero andare appresso al Signore, però sapete, una volta che cominciano a camminare poi pensano che quella strada loro la conoscono meglio di Dio e quindi si affiancano prima al Signore e poi addirittura lo superano e vorrebbero andare davanti il Maestro. È l'esempio di tutti coloro che si professano cristiani, che hanno 40 anni di fede e che, dimenticando che egli è l'antico dei giorni, vorrebbero prendere decisioni non secondo la sua volontà, ma secondo la volontà umana. Ai ai ai, quanti problemi erediteremo se noi non mettiamo la volontà di Dio davanti ad ogni cosa. Il verso che noi abbiamo letto ci intima, tanto per cominciare, che noi non dobbiamo andare davanti al Signore, non dobbiamo metterci davanti a Dio, ma dobbiamo metterci dietro il Signore. E questo dietro significa tante cose, significa che dobbiamo nasconderci alla sua presenza, e nasconderci alla sua presenza significa metterci dentro la sua parola. Chi vuole alzare una mano e dire amen? Oggi si sente predicare il cosiddetto evangelo amichevole o evangelo sociale, l'evangelo che dice potete fare tutto, parlo in francese, gloria a Dio, potete fare tutto, tanto Dio perdona tutto. Non è così, la situazione non è proprio così. Il Signore è largo perdonatore. E il Signore è sempre disposto a tendere la sua mano e a coprire i nostri falli, ma i nostri falli sono coperti se noi ci mettiamo sotto la copertura del Signore. Se invece vogliamo far di testa nostra e vivere una vita allo scoperto, vivere una vita per i fatti nostri, vivere una vita secondo la nostra volontà e non la volontà di Dio, secondo la nostra parola, secondo il nostro consiglio e non secondo il consiglio di Dio, bene, erediteremo un sacco di guai. Non certo la copertura dei nostri falli, ma soltanto un sacco di guai. Chi vuole alzare una mano e dire amen stasera? Gloria a Dio, alleluia. Venite dietro a me. Significa nascondetevi dietro la mia parola. Oggi nel mondo si dice non ti nascondere dietro un dito. Non ti nascondere dietro queste parole. Oggi gli uomini si vogliono nascondere nelle loro cose e si vogliono nascondere nei loro discorsi. Quanti discorsi inutili sentiamo di persone che parlano, però poi alla fine dei conti, quando c'è da tirare le somme o da guardarsi in faccia, non hanno neanche il coraggio di ripetere quello che hanno detto, perché sono fondamentalmente bugiardi, fondamentalmente instabili. Ma il mio Signore, il mio Dio, non è né bugiardo e né instabile. E quando lui ha detto una cosa, quella cosa sia vera esattamente come egli l'ha detta. Cielo, terra passeranno, ma lo vogliamo dire insieme, ma le mie parole non passeranno, dice il Signore, alleluia. Egli lo ha detto, beni e benignità ti accompagneranno tutti i giorni della mia vita, gloria a Dio. Ma perché tu possa ereditare beni e benignità, hai una cosa, hai un do, hai un motivo, hai un dovere, hai una necessità, hai un obbligo: mettiti sotto la mano di Dio, mettiti sotto la mano di Dio, e stasera tu vedrai quanto è grande il tuo Signore, vedrai come egli ti riscuoterà da morte certa e provvederà secondo i tuoi bisogni, alla gloria di Dio, alleluia. Secondo problema: venite dietro a me. Uno, nascondersi nella parola. Due, ed io vi farò. Farò è un verbo al futuro, Significa non una cosa oggi, significa domani, significa fra un mese, significa fra un anno, significa fra 10 anni, non lo so, ma è un tempo che da oggi presente si svolgerà in un momento che ancora non lo stiamo vivendo, ed io vi farò. Allora c'è un altro passaggio. C'è un altro problema che sfugge alla mente di tutta la cristianità di oggi. Oggi le persone si avvicinano, la prima cosa che vogliono fare entrando da quella porta è questo: voglio salire su questo,
Voglio vedere come si vede dall'alto, eh? Dall'alto vengono le vertigini, eh? Mentre restando da basso uno riesce a vedere le cose in maniera molto più realistica, gloria a Dio, alleluia. Gli uomini vorrebbero subito avere quello che il loro cuore desidera, vorrebbero subito ottenere quello che il loro cuore spera, ma il Signore non è un uomo che, come dire, ha fretta o ha premura. Il Signore ha dato a ciascuno di noi, apritele bene le orecchie stasera perché il messaggio è per te, il Signore ha dato a ciascuno di noi un ministerio, ha dato a ciascuno di noi un piano, ha dato a ciascuno di noi qualcosa da dovere compiere. Non ci ha chiamati giusto per chiamarci, non ci ha chiamati giusto per riscaldare una sedia, ma ci ha chiamati per compiere il suo ministerio. Non so se sei l'uomo al quale Dio ha dato 10 talenti, non so se sei l'uomo o la donna al quale Dio ha dato i 5 talenti, non so se sei l'uomo o la donna al quale Dio ha dato un talento, ma so una cosa e ti prego nell'amore del Signore: non andare a seppellire il tuo talento e non ritrovarlo più, non andare a seppellire il tuo talento, ma luccicalo, lucidalo, gloria a Dio, mettilo in risalto, alleluia, perché la parola di Dio dice: se uno ha una lampada non la mette sotto il tavolo ma la mette sopra il tavolo perché porti luce a questo mondo. Vuoi essere luce a questo mondo? Allora mettiti in gioco, mettiti sopra il tavolo, comincia a correre e Dio ti premierà nel nome di Gesù, alleluia. Ma questo non avviene quando lo dici tu, questo avviene quando lo dice il Signore. A noi è il pregare, dice la parola, ma a Dio è l'operare, alleluia. Qualcuno può starci un anno, qualcuno 2 anni, ma se tu perseveri, persevererai nella preghiera, sarai costante in ciò che Dio ti ha affidato, così ti dice l'Eterno: figlio mio, tu sei stato fedele in piccole cose, ecco io ti costituisco su molte cose. Gloria a Dio, alleluia. C'è un bisogno che tutti noi abbiamo, è quello di essere trasformati. Non possiamo andare a combattere con una zappa, non possiamo andare a combattere col nostro frac migliore, non possiamo andare a combattere con la tuta con la quale facciamo gli esercizi ginnici, non possiamo andare a combattere con il nostro intimo, dobbiamo andare a combattere con l'armatura di Cristo. E per poter indossare l'armatura di Cristo c'è bisogno di tempo, c'è bisogno di allacciare i sandali, c'è bisogno di mettere la cintura, c'è bisogno di indossare il pettorale, c'è bisogno di indossare l'elmo, c'è bisogno di avere lo scudo e c'è bisogno di avere la spada, alleluia. Eleazar, se devi combattere i filistei, prima assicurati che la spada sia nelle tue mani, gloria a Dio. C'è un bisogno che è quello di essere trasformati. Il Dio ti ha chiamato, il Dio ti ha scelto, il Signore ti ha dato un compito e ti ha detto: figlio mio, adesso comincia a camminare. Adesso comincia a entrare nella mia volontà, adesso comincia a entrare in quel sentiero nel quale io ti sto conducendo, perché io passo dopo passo posso irrigare la tua vita con la mia acqua, perché io passo dopo passo possa farti crescere come quella piantina che prima non ha forza e il vento la sbatte a destra e a sinistra. Sapete, le piantine col vento che sbatte sono molto elastiche perché sono tenere, si piegano da un lato, ma questa flessione crea una frattura nelle cellule esteriori e questa frattura diventa una sorta di ferita e questa ferita diventa corteccia e la corteccia rende poi la piantina dura, ferrea e stabile, gloria a Dio. Allora se il Signore ti sta mandando una prova, se Dio ti sta mandando un'afflizione, se Dio sembra che ti abbia abbandonato, è il momento giusto che tu alzi le tue mani e dai gloria a Dio e lo ringrazi, perché il Signore non solo entrerà nella tua disgrazia ma la risolverà nel nome di Gesù, alleluia. Il tuo problema non è un problema a morte, il tuo problema non è un problema per il quale tu devi essere preoccupato o preoccupato.
preoccupata, il tuo problema è soltanto un mezzo con il quale il Signore ti chiama alla sua gloria. Alleluia, gloria a Gesù. Alleluia. Se io abito nel Signore e se io sono trasformato, allora c'è la terza parte. Venite dietro di me, io vi farò cosa? No, vi farò meccanici di carri armati. No, vi farò conducenti di tir a tre vagoni. No, vi farò diventare elicotteristi di primo. No, vi farò pescatori di uomini. Signore, a me il pesce non piace, mi fa puzza. Quando tocco il pesce, poi le mie mani, non mi potevi fare, non lo so, cacciatore di bufali. Il bufalo buono, Non mi potevi fare tu, cacciatore di rane? Non mi potevi fare tu, pescatore, non lo so, di tesori? Quelli di Antartide, non lo so, magari. E l'uomo divaga. L'uomo pensa, ma a me piacerebbe far questo, ma a me piacerebbe far quel, ma perché il pescatore di uomini? Blah. E oggi la cristianità, tutta la chiesa moderna, non ha capito che se non si decide a fare pescatrice o pescatore di uomini, non sta andando appresso al maestro. Boom! E la bomba scoppia. Ah, che antipatico il suo pastore. Ma perché ci deve dire sempre le cose che poi ci feriscono? Se venite dietro me, io vi farò pescatori di uomini. Leggetela al contrario. Voi siete pescatori d'anguille, non state venendo dietro di me. Chi ha una mano alzata per dire amen? Gloria a Dio. Il Signore non ti ha chiamato a quella sedia. Il Dio non ti ha chiamato alle tue afflizioni. Il Signore non ti ha chiamato ai tuoi vizi. Il Dio non ti ha chiamato ai tuoi pensieri. Il Signore non ti ha chiamato ai tuoi problemi. Il Dio non ti ha chiamato ai tuoi pensieri. Il Dio ti ha chiamato ad essere pescatore di uomini. Chi vuole alzare la mano e dire amen? Gloria a Gesù. Sei un figlio di Dio, sei una figlia di Dio. Devi essere pescatore di uomini. Devi essere pescatrice di uomini, altrimenti c'è qualcosa che si è rotto fra te e il Signore. Ma io non so parlare, neanche Mosè sapeva parlare. Ma io non ho nessuna conoscenza. Egli è l'antico dei giorni ed egli è dentro di te per parlare quello che tu non sai parlare. Ma io non ho nessuna abilità, al monte dell'Eterno sarà provveduto. Ma io non ho nessuna forza, dica il fiacco, io sono forte. Ma io non ho nessun denaro, dica il povero, io sono ricco, alleluia. Non hai nessuna giustificazione. E Dio ti sta chiamando ad essere pescatore di uomini. Gloria a Dio. Il Signore ti sta chiamando perché la tua vita sia spesa a parlare di Lui, a parlare del Vangelo, a parlare del Vangelo, non della tua religione. Non dei tuoi pensieri, non dei tuoi credi, non di quello che quel benedetto pastore che hai, che a testa rotta, ti insegna tutti i giorni. Ma se il Signore ti sta chiamando a parlare di ciò che è il Vangelo, l'amore di Dio e la gelosia di Dio, alleluia. L'amore del Signore è la parola di Dio. Chi viene dietro di me abita nella mia parola, gloria a Dio. E se tu abiti nella mia parola, io ti trasformerò, dice il Signore, talché ciò che è vecchio diventerà nuovo e ciò che è nuovo respirerà di gloria. Alleluia, nel nome di Gesù. Alleluia. Ma c'è il maglio che è arrabbiato, dice: ma dobbiamo pescare solo gli uomini e le donne meschine che fa, le lasciamo patire? No, c'è una spiegazione, solo che, come dicevo, a casa di qualche fratello che è qui in mezzo, dobbiamo andare un po' all'esegesi della parola per capire che cosa il suo divino interprete ha voluto dire. Gloria al Signore. In questo caso non parlo io, parlo del dottor West, il quale ha scritto in maniera chiara che nella Bibbia ci sono
due termini che identificano la parola uomo: antropos e aner. Antropos non significa, la traduzione giusta è uomo, ma significa essere umano, quindi significa donna, significa uomo, significa bambino. Vuoi vedere che in Matteo capitolo 4 versetto 19 ha usato lo scrittore il termine antropos? Bravo! Quindi non sta dicendo solo per gli uomini, voi donne non vi preoccupate. Dice che dobbiamo pescare gli uomini, dice che dobbiamo pescare le donne, dice che dobbiamo pescare i bambini. Perché? Perché è volontà di Dio che ciascun uomo, usa sempre antropos, sia salvato. Amen! Ma ci sono le donne brave e ci sono le donne tinte, come ci sono gli uomini bravi e ci sono gli uomini tinti, come ci sono i bambini bravi e ci sono i bambini delinquenti. Allora, fratello, tu vuoi andare a salvare solo le donne brave? Vuoi andare a salvare soltanto i bambini diligenti? Vuoi andare a salvare soltanto gli uomini bravi? No, perché il Signore non è venuto per chi sta bene, ma è venuto per chi è malato. Allora il Signore ti sta chiamando dove tu ti trovi. Dove tu ti trovi? Nel tuo lavoro troverai chi è posseduto, troverai chi è mariuolo, troverai chi è disonesto, troverai chi è onesto. Nella tua famiglia troverai chi c'è e chi non c'è. Nel tuo parentato troverai chi così e chi colì. E Dio ti sta mandando a tutti coloro che vengono in tuo contatto, perché tu sia pescatore di uomini, perché sia pescatore di donne, perché tu sia pescatore di bambini, di bimbi, gloria al Signore. Ma attenzione, e qui c'è il nocciolo della nostra riflessione stasera. È buono che il Signore ci dice che noi dobbiamo pescare tutti, è buono che il Signore ci dice che noi dobbiamo essere pescatori di uomini, donne e bambini, sì. Ma chi è che pesca? Chi è che può pescare? Chi è che ha il titolo di poter pescare? Oggi se vuoi pescare devi andare al Ministero dell'Agricoltura e della Pesca e ti devi fare rilasciare un tesserino che viene stampato dal computer, che non ha nessun valore, però se ce l'hai puoi pescare. Facciamo così con il Signore? No. Per essere pescatore di uomini ci vogliono delle caratteristiche. Ci vogliono dei presupposti, ci vogliono delle necessità, delle cose che tu devi avere per essere pescatore di uomini. Sai che cosa è che devi avere? Una cosa molto semplice: devi essere uomo. Tutti i sorellori si vanno a fare l'operazione per cambiare il sesso. Come fanno le sorelle a essere uomo? Allora i fratelli sono un punto a vantaggio? No, perché c'è sempre l'altro termine che indica uomo, ed è il termine che noi stasera vogliamo studiare, aner, che significa individuo, significa carattere. Quando Dio dice che tu devi essere uomo, non dice che devi cambiare sesso, ma dice che devi avere un carattere. Sai che cosa significa? Sapete che cosa significa? Il carattere di Dio, che quando parla mantiene la sua parola, che quando parla parla in onestà di cuore, che quando agisce agisce secondo rettitudine, che quando pensa pensa al bene. Ma come fai a saperlo? Perché la Bibbia dice: i miei pensieri non sono pensieri, non sono i vostri pensieri. Geremia capitolo 29 versetto 11: i miei pensieri sono pensieri di pace per voi, alleluia. E Gesù ce lo ha detto: io vi lascio pace, non come quella che il mondo vi dà, ma io vi lascio pace, gloria a Dio. Allora stasera voglio capire tu di che sesso sei, se sei uomo, se sei donna o se sei bambino. Attenzione, ormai mi avete capito qual è il gioco delle parole. C'è quest'altro verso, Matteo capitolo 14 versetto 21, che vi voglio portare alla vostra attenzione.
ci furono circa 5.000 uomini che mangiarono, oltre le donne e i bambini. La Bibbia è maschilista. La Bibbia non è fatta per i tempi moderni, non è vero. Non è così. Ogni cosa che la Bibbia scrive ha un suo preciso significato. Guardate qui. E Dio diede da mangiare. Moltiplicò i pani e i pesci. La sapete tutti la storia che è scritta nella parola. E c'era lì una folla interminabile. C'erano circa 5.000 uomini. Poi più avanti parlerà della stessa cosa in Matteo, qualche capitolo dopo, e parlerà di 4.000, ma non è importanza, il significato è lo stesso. 5.000 uomini. Il Signore si è preso la briga di contare gli uomini, ma non ha contato né le donne né i bambini. Che ha fatto? Apartheid. Che ha fatto? Separazione. Che ha detto gli uomini sono più importanti e le donne e i bambini di meno? No. Il messaggio è rivolto a te stasera. Tu vuoi essere contato fra gli uomini o vuoi essere contato fra le donne e i bambini? Non parlo io adesso di uno stato naturale di cose, ma parlo di uno stato spirituale. Vuoi tu essere un uomo davanti al Signore? Cioè colui che dice: Signore, tu mi hai dato un compito e io lo svolgerò. Non mi fermo perché mi trovo un bugiardo davanti. Non mi fermo perché mi trovo il diavolo davanti che mi fa, non lo so, tutti i torti del mondo. Non mi fermo perché sento il mio cuore che viene meno. Non mi fermo perché sento che il mio lavoro non c'è. Non mi fermo perché le mie forze sono esauste. Non mi fermo per nessun motivo, ma io mi fermerò quando tu mi dirai fermati. Ma finché tu non me lo dirai, quanti a me, alla casa mia, noi serviremo l'Eterno, disse Giosuè. Vogliamo lodare il nome del Signore. Alleluia. Vuoi essere tu annoverato tra gli uomini questa sera? Quindi vuoi avere importanza agli occhi di Dio? O vuoi essere annoverato fra le donne e i bambini? Spiritualmente la donna, sapete che cosa è o cosa mi rappresenta in questo caso? Torno a dire, sorelle, per favore, alla fine del culto non mi fate una moralistica per maschilismo, non è questa la mia intenzione. Capitemi, stiamo parlando da un punto di vista spirituale, squisitamente spirituale. La donna nello spirito, sapete che cosa rappresenta? Rappresenta la Chiesa, tanto per dirne una, e rappresenta soprattutto quella instabilità emotiva, caratteriale della Chiesa. Quella Chiesa che c'è e non c'è. Oggi vado al culto, domani no. Oggi canto e lodo il Signore, domani no. Oggi sono tutto per Dio, domani sono tutta per me. Capite? Quella persona incostante. Quando invece il Signore chiama gli uomini ad essere perseveranti. Fratelli, voi sapete che ci sono 25 chiese aperte, 3 missioni, che la gloria di Dio è stata in mezzo di noi e che il Signore sta chiamando e che adesso a Capaci c'è un popolo enorme per la gloria del Signore. Lo sapete questo, non è vero? Questo negli ultimi 4 anni. La Chiesa di Capaci, i primi 18 anni, è stata con 6 anime. Ma benedetto sia il Signore per la costanza e la perseveranza di un uomo, che poi è mio suocero, il pastore della Chiesa di Capaci, che o c'era qualcuno, non c'era nudo, l'aveva la saracinesca ed entrava lì a pregare, ad onorare il Signore. Perché fino alla fine sapeva che Dio avrebbe onorato la sua promessa. Capite quello che vi sto dicendo? Noi molto spesso dobbiamo ascoltare per forza una cosa lontana, una storia fantastica, una storia meravigliosa, e non ci rendiamo conto che accanto a noi ci sono già gli esempi validi. Gloria al Signore. Noi dobbiamo perseverare. Se oggi tu non hai ottenuto ciò che il Signore ha detto che ti dà, insisti perché domani l'avrai. E se domani non l'hai ottenuto, insisti, perché dopodomani lo avrai. Non ti posso dire quando, non ti posso dire come, ma ti posso dire che lo avrai nel nome di Gesù. Perché il mio Dio non è un Dio che dice bugie, il cui orecchio non è aggravato e la cui fronte, alleluia, è ancora illuminata per dare a ciascuno secondo che sarà l'opera sua. Gloria a Dio, alleluia. Gloria a Dio. Ci vuole perseveranza, ci vuole costanza. Ci vuole battere su quel legno. Sapete, le rocce, non esiste niente che distrugge le rocce se non l'acqua. Dice: ma l'acqua come fa? Ma l'acqua con nave forza, perché l'acqua ogni giorno batte.
e domani batte e dopodomani batte finché quella roccia dice basta e si spezza. Gloria a Dio. Capite quello che vi voglio dire? Dove volete far parte voi? Degli uomini o delle donne? Tutti vogliono diventare uomini adesso. Mamma mia, sti chirurghi, quanti problemi che avranno allora. Gloria a Gesù, alleluia. Poi c'è la terza categoria, la categoria dei bambini. In questi giorni mi è capitato con mio figlio di vedere dei film vecchi. Mi sono ritrovato un film quando sono stato in Sudafrica con pastore Chinnici, che era in canottiera, si stava sistemando. Si sta facendo, pastore, affare mia. E mio figlio mi guardava e diceva: papà, io vorrei restare sempre piccolo. No, non devi restare piccolo, devi crescere nel Signore. E io non mi darò per vinto finché non ti vedo crescere nel Signore. E crescere nel Signore non significa venire sempre in chiesa, alzare le mani, mettere l'offerta e dire gloria a Dio, te ne vai a casa e ricomincia il tuo tran tran. Questa è parte della fede, ma c'è un'altra parte che ti fa crescere. C'è la parte vera che è fondata sulla parola che ti fa crescere. C'è la parte buona che si trova nella parola di Dio che ti fa crescere. Sai qual è questa parte? Venite dietro di me ed io vi farò pescatori di uomini. Non sentire dire al pastore che è stata a casa della sorella, del fratello, che hanno accettato il Signore e sono venute al Signore, ma vedere con le tue mani che il Signore si sta usando di te per chiamare anime nuove al Vangelo, a questa nuova grazia, gloria a Dio. Chi vuole essere pescatore di uomini? Gloria a Dio, alleluia. Io voglio essere pescatore di uomini e vi garantisco che o diventate pescatore di uomini oppure è meglio che cominciate a cercarvi un'altra chiesa, perché qui dentro ci devono essere solo persone che lavorano per il Signore. Ci devono essere solo persone che vogliono crescere per il Signore, persone che hanno votato di dare la loro anima a Dio e che vogliono vedere il Signore così come Egli è. Non ce ne facciamo nulla dei religiosi. Perché i religiosi sono come gli scribi e i farisei, che resteranno inchiodati nella loro sedia e quando verrà Gesù li chiamerà sepolcri imbiancati. Punto. E basta. Tutti abbiamo diritto di cibarci della parola. Come vedete, a quei 5.000 uomini, a quell'infinità di donne e di bambini, a tutti fu data la parola. In mezzo a un popolo ci sono anime più cresciute, anime meno cresciute, bambini nella fede, è giusto che sia così. Ci sono anime come la sorella Katia che ha accettato il Signore da poco, è giusto che viva e il suo marito che vivano queste esperienze e crescano nel Signore. Ci sono persone che hanno più tempo di fede e che sono più cresciute nella fede. La parola arriva per tutti, la parola arriva su tutti, ma quando tu mangi ti aspetti che tuo figlio metta la pancetta. Ti aspetti che tuo figlio cresca, ti aspetti che tuo figlio aumenti di peso, di statura e di volume. Amen. Se il bambino, dopo che tu lo hai cibato, rimane più piccolo o dimagrisce, vai dal pediatra a dire che sta succedendo. Sto dicendo una fesseria. Così noi, quando mangiamo la parola, e anziché crescere nel Signore, anziché essere trasformati e vedere la nostra vita cambiare e cominciare a diventare pescatori di uomini, noi restiamo sempre a pescare i girini nello stagno della palude dietro casa nostra. Dobbiamo cominciare ad allarmarci, a dire che sta succedendo alla vita mia. Non mi venire a dire che 30 anni fa tu servivi il Signore dalla mattina alla sera e che le anime si stendevano e morivano e cadevano e si risuscitavano. Non mi interessa! Perché oggi è il giorno della grazia e oggi il Signore ti sta parlando. Risvegliati o tu che dormi e Cristo ti risplenderà, alleluia. Vogliamo alzare la nostra mano e dire amen, gloria a Dio, alleluia. Tutti abbiamo diritto a essere cibati, ma tutti dobbiamo crescere. Io sono qui per aiutarvi a crescere. Sono qui per aiutare coloro che ci seguono via streaming a crescere. Ci sentiamo in continuazione anche con persone che sono fuori nazione, alleluia, per grazia di Dio. Ma non giusto per perdere tempo o stare lì a mandare il messaggio o stare lì a fare la telefonata, come dire, di incoraggiamento che non serve a niente. No, perché quelle persone crescano e perché possano portare frutto. Finché tu non porti frutto, io ti starò sempre alle costole, alle calcagna, come si suol dire.
perché ognuno di noi deve portare frutto. Ognuno di noi deve essere pescatore di uomini. Pescatore di uomini, di donne, di bambini. Ma se vuoi pescare, anche tu devi essere un uomo. Anche tu devi avere il carattere. Il carattere dell'orgoglioso, il carattere del superbo, il carattere del vanaglorioso. No! Il carattere di Cristo Gesù, il Signore. Amen. L'uomo è carattere, ma quale ce ne sono tanti di caratteri. Ci sono quelli che hanno un caratterino. Quale carattere devi avere tu? Quello di quello che quando arrivi a casa dai legnata a tua moglie? Dimmi un po' se è cosa onesta davanti a Dio. Quello che quando sei al lavoro dici le parolacce o ti comporti come una persona che non ha mai conosciuto il Signore, dimmi se è cosa onesta davanti a Dio. Quello che deve vincere sempre il punto in qualsiasi modo a torto o ragione, perché tu hai sempre ragione, dimmi se è cosa onesta davanti a Dio. Desidero che tutti noi rivestiamo il carattere di Cristo. Il carattere di Cristo è un carattere umile, mite. Disse il Signore, imparate da me perché io sono umile e mansueto. Imparate da me perché io sono umile e mansueto. Gesù fu colui che venne accusato e fu l'unico che non aveva torti. Chi vuole dire amen? Gesù fu, tu e io abbiamo sempre torto. Anche quando pensi di avere sempre ragione, ma una scheggia di torto ce l'hai pure tu. Fidati. Gesù non aveva torti, ma quando lo flagellarono, lui stiede in silenzio. Quando si avventarono sopra di lui, lui stiede in silenzio. E Ponzio Pilato gli disse, ah, dillo, sei tu il re dei giudei. E il Signore rispose, tu lo dici. Come dire, non lo sto dicendo io. E quando poi... il diavolo dice ora lo metto a tacere, ora gli chiuderò una volta per sempre quella boccaccia. Sapete tutti che proprio nell'Evangelo di Luca sta scritto che Pilato decise di scrivere una targa al Nazareo, al re dei giudei. No, tu vuoi scrivere questa targa sopra Gesù? Mamma mia, ma non capisci che tu creerai un danno, dissero gli scribi, dissero i farisei. E Pilato rispose, ciò che ho scritto l'ho scritto. E basta, anche se le pietre taceranno, anche se voi tacerete, queste pietre, dice la parola, grideranno, alleluia. Anche se tu non vuoi dare gloria al Signore, anche se tu non vuoi essere pescatore o pescatrice di uomini, anche se tu vuoi girare in tondo e non ammettere la tua umiltà e la tua sottomissione a Cristo, sappi questo, che il Signore ti prenderà laddove ti trovi e ti riporterà a sé. Però stai attenta, io ho provato a ribellarmi al Signore e Dio mi ha buttato sul letto di infermità e stavo morendo. Mi ha buttato sopra un letto di infermità, il mio cuore non c'era più, la forza sistolica era di 16 sopra 54 e non capivano che cosa era, mi smontarono pezzi pezzi, dice no, è una forma ideonopatica. Poi più avanti un professore mi spiegò, quando uno dice ideonopatica significa che non sa ben soccava a dire, non ha capito che cosa hai, nessuno capiva che cosa avevo, ma la mia forza sistolica era 16 su 54. E una mattina, alle 5 meno un quarto, vide il Signore che girò attorno al mio letto, mi afferrò per la mia mano destra, mentre i medici mi dicevano 7 defibrillatori. Dovevo aver messo 7 defibrillatori. Lì alla clinica Noto Pasqualino, chi non ci crede vada lì ad informarsi. Gli do l'autorizzazione a guardare la cartella clinica. 7 defibrillatori mi dovevano mettere. Ma la mano del Signore fu sopra la mia e mi disse, non te l'ho forse io detto? Salmo 119, tu non morirai, ma compirai le opere mie, mi servirai per la mia gloria. Allora dissi, vero è Signore, tu me l'hai detto quando fu dell'incidente che mi è risorto dai morti, e di che cosa io devo avere paura? Di che cosa io devo temere? Devo aver paura che forse il Signore ha cambiato l'idea? Il Signore ti ha detto che Egli avrebbe provveduto ed Egli provvederà. Il Dio ti ha detto che Egli sarebbe stato il tuo scudo ed Egli sarà il tuo scudo. Il Dio ti ha detto che avrebbe cambiato la tua mente e Egli cambierà la tua mente.
aspetta il Signore in silenzio, perché egli verrà e non tarderà. Alleluia, gloria al Signore. La mia forza sistolica era 16 su 54, mi toccò per la mano destra e mi disse: non temere. Quel giorno mi portarono al civico, mi fecero l'esame, la colonoscopia, mi intubarono, mi infilarono sonde, quello... E mentre mi infilavano sonde, i dottori erano tutti preoccupati, perché appena arrivava il morto vivente. Arrivava quello che era morto e non capivano com'è che era vivo. Ormai me la porto per stella, io appresso. Dice: ma questo 16, ma come fa a vivere? Ma come fa a respirare? Stiamo attenti. E mentre i dottori entravano le sonde della colonoscopia, io ero sveglio, mi avevano fatto l'anestesia locale. Io continuavo a dire della mia testimonianza. E dicevo: sapete, il Signore allora mi ha risuscitato dai morti. E questi piangevano, infilavano i tubi e piangevano. Dice: basta, non mi raccontare più la testimonianza. Se le mie lacrime ti finiscono nella ferita, siamo spacciati. Ti prego, non mi fare piangere più. Quando finirono la colonoscopia, dice: non c'è niente. Dice: non possiamo, non c'è niente. Mi portarono all'ISMET, mi fanno l'esame. Dicono: senta, da premettere che all'ISMET non mi conoscevano, non sapevano chi ero. Ordinarono semplicemente un esame e un eco, come si dice, eco Doppler con contrasto. Ordinarono questo esame, la dottoressa dell'ISMET fece l'esame. Ci arrivai tramite, diciamo così, un aggancio, per dir così, ma per fare un esame in più. Questo fu il giorno dopo, mi fece la colonoscopia e non trovarono niente. Io sono sicuro che il Signore lì mi aveva toccato. E poi a distanza, credo, di una settimana mi fecero l'esame all'ISMET. All'ISMET mi disse: dice, che vuole che le dica? Dice: le posso dire una cosa sola? Dice: mi dica, dottoressa. Dice: lei di infarto non morirà mai. Dice: perché ha un cuore che ha una parete cardiaca due volte il normale. Dice: lei ha un problema. Dice: avesse essere 500 kg, perché il cuore che c'ha, dice, supporta un peso di 500 kg. Lei ha un cuore talmente forte che morirà di tutto tranne che di infarto. Quando il Signore ti tocca... Ma ti tocca buono, ti tocca buono, alleluia. Sa dove toccarti e sa come toccarti, gloria al Signore. Non avere paura, ma sii pescatore di uomini. Sii pescatore di uomini. Diventa un uomo nel Signore. Cresci nel Signore, cresci nel Signore. Tutta la Chiesa ti vuole aiutare, ma tu devi prendere la grande decisione. Vedete quei bambini, vedete quella nursery. Vi sembrerà una cosa di poco conto, ma se li portiamo fuori, la gita in barca e vedere come fanno il formaggio, prima gli spieghiamo da un punto di vista cristiano che cosa significa, ha un senso. Stiamo imparando ai nostri figli che cosa significa Cristo. E quando avranno la possibilità già di essere un pochettino svezzati, come si suol dire, vedrete quanti ministri in erba noi avremo per la gloria di Dio, quante persone votate a Cristo avremo, gloria al Signore. Un bambino che vede un pesce e sa che quel pesce rappresenta un'anima. Gloria a Dio. Noi dobbiamo ringraziare il Signore per le meraviglie che ha fatto in mezzo a noi. Alleluia. E per quelle ancora che farà alla sua gloria. Ma vi prego nel Signore, fratelli, crescete. Crescete nel Signore. Ognuno si studi, alleluia, di essere come una persona libera da ogni vincolo. Perché mentre l'uomo, attenzione, con questo non sto giustificando niente, è nella possibilità di sganciarsi e di muoversi, quando c'è un'urgenza, la donna dice: no, c'ho i bambini, no, c'ho i capelli, no, c'ho i vestiti, no, devo stirare, no, devo lavare. Attenzione, tutte cose giuste da fare, però per dire, vedete un po', mentre l'uomo si sgancia subito e si muove subito, la donna ha un sacco di problemi. Ha un sacco di circostanze che la fermano, la bloccano. Da un punto di vista spirituale, riflettete su questa diversità e vi renderete conto di quello che vi voglio dire. Non dobbiamo essere impacciati con le faccende di questa vita, ma dobbiamo essere liberi di servire il Signore. Non sto dicendo alle donne: non stirate più, non lavate più, non cucinate, non è questo il punto che sto dicendo. Ma quello che vi voglio dire è che non dobbiamo lasciare che il mondo ci impedisca di compiere l'opera che Dio vuole che noi compiamo. Amen. E se invece al contrario siamo bambini, siamo quelli che dicono: non lo so fare, dai, accendi il televisore, non lo so fare, dai, tira lo sciacquone, non lo so fare, alza la serrata, non lo so fare,
E tu apri il frigorifero e prendi l'acqua e non lo so fare. Versati un bicchiere d'acqua e non lo so fare. Non possiamo noi continuare a vivere dicendo al Signore non lo so fare. Dobbiamo imparare a prendere la nostra acqua. Dobbiamo imparare a prendere il nostro cibo. Dobbiamo imparare che il Signore è tuo Padre ed Egli ha provveduto e provvederà ad ogni tuo bisogno, alleluia. Nel nome di Gesù Cristo il Signore. Nel nome di Gesù Cristo il Signore. Alleluia. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Per chiudere, vi volevo raccontare un piccolo aneddoto che ho letto su Facebook, sui social. In realtà lo conoscevo di tanto tempo, però me l'hanno riportato alla memoria. Ed è una cosa che credo che sia molto calzante con quello che stiamo dicendo noi. C'era un uomo che aveva un bel secchio d'acqua e quell'acqua gli serviva. Era necessaria per lui. Non so se aveva sete, non lo so, però era di vitale importanza. C'era un problema. Dentro quel secchio c'era uno scorpione, sapete quelli con la... Quindi c'era suo figlio, dice: papà, che dobbiamo fare? Non ti preoccupare. Infila la mano e lo scorpione subito, zoom, ai. Papà, ma è pericoloso, che vuoi? Io non posso schiacciarlo. Il Signore mi ha chiamato a fare il bene, non posso volere il male di questo scorpione. Va di nuovo per prenderlo, zoom, ah. Alla seconda volta suo figlio preoccupato: papà, stai attento, ti morde, è velenoso, ti può uccidere. Senti figlio mio, la mia natura è quella di fare il bene e io continuerò a fare il bene ad ogni costo. La natura dello scorpione è quella di pungere e lui non cambierà la sua natura finché non troverà qualcuno che lo prende, lo mette in sicurezza e lo salva. Non ci vuole niente, ti faccio vedere io. Va lontano, prende uno strofinaccio, insomma una cosa, con le mani avvolte nello strofinaccio acchiappa lo scorpione e continuava a mordere. Questa volta mordeva lo strofinaccio e delicatamente lo mette a terra. Vedi, se c'è qualcuno che ti punge nella vita, devi solo scegliere il modo giusto di trattarlo. Usa lo strofinaccio di Dio perché non ti debba più pungere, ma che quello scorpione sia tolto dall'acqua e che quell'acqua che a te serve possa essere utilizzata da te. Amen. Se tu sapessi, o donna, chi è che ti chiede l'acqua, tu stesso gliene chiederesti. Amen. Gloria a Dio, alleluia. Che il Signore vi benedica, fratelli, e che noi possiamo essere come quell'uomo, con la natura di quell'uomo che vuole fare il bene, non la natura ruschippione che vuole mordere. Amen. Gloria a Dio, alleluia. A lui che è il solo savio, noi diamo l'onore, l'imperio e la lode. Per il nome di Gesù Cristo, benedetti in eterno. Amen. Dio benedica quanti seguono via streaming. Alleluia.